Pensare troppo fa male. Le neuroscienze hanno dimostrato che incide negativamente sulla nostra salute fisica. Quindi pensare troppo e stare troppo nel flusso di pensieri, poi soprattutto preoccupazioni, ansie, cavolo, devo fare quella cosa, e troppi pensieri, magari pensieri dolorosi, magari pensieri intrusivi o ossessivi addirittura, fa decisamente male. Basta. Oggi ti spiego come puoi smettere e soprattutto come puoi trasformare la tua mente che è in difficoltà in una mente libera, fresca, una mente favolosa, una mente che sia la tua migliore alleata. Questo video entra nella playlist del benessere mentale della Wellness University del Mondo Vinci con la Mente e oggi parlerò di questo concetto che per me è veramente, veramente importante. Se ti piacciono questi video, tu metti mi piace, condividi con i tuoi amici e iscriviti ai miei canali se ancora non l'hai fatto. Partiamo da una grande premessa. Grande premessa. Se ti capita tutto questo flusso di pensieri, anche dolorosi, anche intrusivi, anche ossessivi, attenzione, la scienza dice, le neuroscienze dice, che non sei malato, ok? Non è una malattia, è una difficoltà. È normale. Le persone possono arrivare a costruire questo stato attraverso delle abitudini di pensiero e soprattutto lo costruiamo noi dall'interno con abitudini che purtroppo dovremmo cambiare e che oggi andremo a vedere. Ci sono tre grandi verità che devi capire sulla tua mente. La prima verità è quello su cui ti concentri si amplifica. Quello su cui ti concentri si amplifica. Che significa? Che se io mi concentro su quella situazione che non va e sto lì a pensare, ma come devo fare? Ma cioè, se io non ho, non, dia, non lo so proprio come fare. Più sto concentrato su quello, più quella sensazione si amplifica e diventa tutta la mia realtà. Nella mia vita ci sono cose difficili, cose dolorose, cose belle, cose bellissime. Ma se io mi concentro solo su quello, quello si amplifica. Stessa cosa, se io mi concentro sulle soluzioni o sulla ricerca delle soluzioni, quello si amplifica. E se mi concentro su qualcosa di bello per cui io posso essere davvero grato, quello si amplifica. Se mi concentro sul mio senso di abbondanza, su tutto quello che abbiamo, siamo la generazione nella storia dell'essere umano con più abbondanza in assoluto. Se ci concentriamo su quello, quello si amplifica. Seconda verità, i pensieri non sono la realtà. Io lo dico tantissime volte, i pensieri non sono la realtà. Ripetiamo tutti insieme, i pensieri non sono la realtà. Scriviamolo sui muri, i pensieri non sono la realtà. È fondamentale capire, i pensieri sono una rappresentazione della realtà. A volte comunicano una paura, a volte comunicano un'intuizione, a volte comunicano, ma non sono la realtà. Se io penso, ad esempio, come mi è capitato più di una volta ultimamente nelle coaching, ho pensato di far male alla mia famiglia. Tranquillo, non hai fatto male a nessuno. Hai avuto un pensiero. È un pensiero doloroso. Lo puoi anche mandare via subito. Anzi, prima lo mandi via, meglio è. Altra cosa importante, terza verità. Non si risolve questa difficoltà pensando razionalmente. Ma perché mi accade? E perché mi arrivano questi pensieri? Ma forse sono malato, e se è la realtà? E forse inizio a sentire le voci. Se inizio a ragionare a livello razionale, non lo risolvo. Si risolve con delle strategie. Purtroppo, l'errore principale che facciamo noi di questa generazione è che ci stiamo disabituando a stare concentrati su un'unica cosa per un tempo sufficientemente lungo. Stiamo perdendo il potere del focus. Perché questo? Perché lasciamo fare troppo a tutte le informazioni che ci arrivano. Ogni notifichina andiamo a vedere sul cellulare. Andiamo sui social, i social sono sempre più veloci, cambiano completamente argomento. Vedo un TikTok di una persona che mi sta spiegando come assimilare la vitamina D. Il secondo TikTok vedo il gattino che salta e gioca con la pallina. Il terzo TikTok vedo i due ragazzi che scherzano e si prendono in giro. Informazioni sempre diverse. E che cosa accade? Che io non riesco più a stare concentrato su qualche cosa. E mi sto disabituando. E questa situazione, e questa situazione di assimilare troppe informazioni aumenta i livelli di ansia, aumenta i livelli di preoccupazione, mette il corpo e la nostra mente in crisi, produce molto più cortisolo e tutto questo porta a questo flusso di pensieri. Dobbiamo cambiarla questa abitudine pessima. Una ricerca universitaria ha portato a scoprire che l'essere umano del 2020, circa del 2020, gestisce una quantità di informazione che è 10, 15, 20 volte superiore a quella che gestiva l'essere umano del primo del Novecento. Ma la nostra genetica non è adatta a percepire tutte queste informazioni. Andiamo nella parte pratica, andiamo a vedere 5 soluzioni per risolvere questa difficoltà. La prima soluzione è applicare delle strategie. Sto nel flusso di pensieri dolorosi, devo applicare la strategia del reset e rifocalizza. Una mia strategia. Il reset e rifocalizza, che strategia è?
Reset, l'interruzione di modulo. Dobbiamo interrompere quel modulo, quel di flussi di pensieri, sia quel modulo mentale che quel modulo emozionale. Come si fa? Cerca su YouTube Mauro Pepe interruzione di modulo, trovi dei video dove spiego bene come si fa. E dopo il reset, quindi dopo aver interrotto quel modulo, bisogna concentrarsi su una cosa di pratico da fare, su un monopensiero, su una sola cosa da fare. Molti mi chiedono: Mauro, ma quante volte devo farlo? Quanto è necessario? Se per 40 volte nella tua giornata entri in quel flusso di pensieri, applica la strategia 40 volte. Ma risolve? Sicuramente migliora la situazione e la migliora veramente tanto, ma tanto tanto tanto. Più la applichi, più migliora la situazione. Più la applichi, più migliora la situazione. Poi passa ai passaggi successivi. Seconda strategia: allena il focus. Riallenati a rimanere concentrato su un solo argomento, su una sola cosa. Si può fare attraverso una meditazione mindfulness, si può fare attraverso una respirazione consapevole. Quindi respiro con il diaframma, con gli occhi chiusi e mi concentro su un'unica cosa, magari una singola parte del corpo. Oppure si può fare con un esercizio, prendi una pallina da tennis con un muro e la rimbalzi e la riprendi e ti concentri sul giallo della pallina. Ok? Dopo un po' la fai con tutte e due le mani e dopo un po' ci giochi. Questo è un esercizio di focus concentrato su un unico pensiero. Oppure lavora o studia concentrato per almeno 60 minuti a zero distrazioni. Non vale mettere la musica, non vale tenere il cellulare acceso e sentire titi, 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 dici vabbè, ma io non ho letto il messaggino. Sì, però ogni volta che hai fatto titi, la tua concentrazione è andata via. Quindi concentrata a lavorare 60 minuti su un solo argomento, su una sola cosa. E abituati di nuovo a farlo. Questo ti crea un allenamento mentale pazzesco. Terza strategia, inserisci dei recuperi e dei rilassamenti durante la tua giornata. Non possiamo stare sempre a correre, 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 gestire 3000 cose, il multitasking, la grande cazzata del nostro tempo, no? Faccio questo contemporaneamente, faccio quest'altra cosa contemporaneamente, faccio questo, cioè, stop! Il nostro corpo non è geneticamente fatto, la nostra mente non è geneticamente fatta per il multitasking. Ogni tanto fai una bella passeggiata tranquilla, senza pensare a niente, godendoti il paesaggio. Oppure fermati a giocare, ma giocare come fanno i bambini. Oppure a divertirsi, completamente immerso in quello che stai facendo. E poi la notte dormi davvero. E se non hai il tempo, come molti dicono, ma io non ho il tempo di fare una passeggiata, io non ho il tempo di giocare. Se non hai il tempo per fare una passeggiata, per giocare all'interno della tua giornata, vuol dire che non hai il tempo per te. Vuol dire che hai gestito la tua vita e il tuo tempo in maniera estremamente improduttiva e pessima. Cambia le cose, cambia ora le cose, perché poi dopo questo ti porterà ad ammalarti, oppure a vivere una vita decisamente non appagante. E ovviamente la tua mente ti dà pensieri negativi, ansia, preoccupazione, eccetera, eccetera. La stai iperstressando e stai creando un livello di cortisolo eccessivo. Quarta strategia, lascia andare il passato. Molti dei nostri pensieri derivano dal fatto che rimaniamo agganciati al passato, soprattutto a un passato che non volevamo e diciamo, cazzo. Io non volevo vivere quell'esperienza, ho fatto un errore, oppure perché mi è accaduto quello? Rimpianti, rimorsi, mantengo ancora il rancore con quella persona, oppure dico, cazzo, ma com'era bello prima, mi ero divertito, e perché ora non riesco più a gestire una cosa, perché non riesco più a avere quella situazione lì, si stava meglio quando si stava peggio, e cagate del genere. Lascia andare il passato, e se non ci riesci da solo, investi, contatta un mental coach e fatti aiutare, ma lascia andare il passato, perché il passato è come un peso enorme che ci portiamo sulla schiena, così. Non va bene, lasciamolo andare. Togliamo questo peso, iniziamo a essere più leggeri, iniziamo a vivere in maniera estremamente più bella, godiamoci l'unica parte reale della nostra vita che è il presente. Quinta strategia, sviluppa una mente favolosa. Sviluppa una mente favolosa con le tecniche del mondo Vinci con la mente. Io ho fatto vari corsi online, vari percorsi, ma uno in particolare ti consiglio in questo corso qui, che è il corso dal vivo Benessere 5.0. Lavoriamo su tutte e cinque le aree del benessere: fisica, mentale, emotiva, relazionale e finanziaria. E l'obiettivo è creare una mente favolosa con l'esercizio, con le strategie, assolutamente. Ma tu lo puoi fare. Puoi abbandonare questa abitudine di provare tutti questi pensieri intrusivi e tutto il resto. E puoi iniziare a costruire una vita decisamente più appagante. Questo video complesso ma molto importante finisce qui. Io ti consiglio di riguardarlo, di prendere i propri appunti. E poi il consiglio più grande che posso darti è: fai il corso Benessere 5.0. Trasformerà completamente la tua vita. Investi una volta e apri un mondo straordinario. Se hai delle domande, scrivimi nei commenti. E se questi video ti sono piaciuti, metti mi piace, condividili con i tuoi amici e iscriviti ai miei canali. Io da parte mia ti do un abbraccio affettuoso e ci vediamo nel prossimo video.